Ciao, sono Gianmarco, l'architetto di Mondoffice, e oggi vi parlerò degli spazi verdi e degli spazi all'aperto. Noi in questi anni abbiamo valorizzato i punti dell'azienda che ritenevamo un po' tralasciati, quindi uno spazio del parcheggio sovradimensionato e uno spazio verde abbandonato. La zona del parcheggio l'abbiamo fatto diventare un bellissimo dehors grazie ai nostri arredi per l'esterno, e in questo dehors i nostri colleghi ormai anche in pieno inverno passano la loro pausa pranzo. Invece la zona all'aperto, quindi dove c'era un bosco, insieme ai nostri green design abbiamo realizzato un percorso naturalistico che conclude all'interno di un'area attrezzata con tavolini, sedie e tutto quello che serve per una pausa pranzo in comodità, e spesso e volentieri la utilizziamo anche per meeting. Il nostro bosco ha avuto successo fin dal primo giorno che l'abbiamo inaugurato, perché tutti i nostri colleghi hanno la possibilità nella pausa pranzo, semplicemente nel break del caffè, di poter staccarsi dalla routine lavorativa e prendersi, diciamo, 5 minuti per se stessi in uno spazio accogliente e soprattutto all'aperto. Si possono fare anche in meeting con 10-15 persone, quindi favorisce quelli che sono magari gli spazi aziendali che non erano adeguati in questo momento. Un'opportunità che può essere di progettazione e di sviluppo assieme dei vostri spazi è quello di valorizzare anche gli spazi interni dell'azienda. Ci sono sicuramente dei punti più scuri o dei punti nella quale, diciamo, l'aspetto estetico è stato tralasciato negli anni, ovviamente dovuto magari al carico di lavoro o semplicemente perché si è distratti dalla routine lavorativa. Spesso e volentieri anche semplicemente migliorare questi ambienti, aggiungere una pianta, dare del verde, creare una parete verticale, ci permette di dare sicuramente un restyling all'ambiente, ma nello stesso tempo favorire anche quello che è il benessere sia acustico, perché danno beneficio le piante dal punto di vista acustico, e anche dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Ci capita sempre più spesso di collaborare con aziende che magari hanno dei rooftop abbandonati, che hanno tralasciato negli anni e che vogliono valorizzare per i medesimi motivi che ho citato prima, e quindi magari noi andiamo proprio a valorizzare magari anche con delle coperture, con degli shed o semplicemente con delle schermature solari, e poi le andiamo ad arredare con i nostri arredi per esterno e il nostro verde. Grazie mille, e se vi abbiamo incuriosito navigate pure sul nostro sito e contattateci. Alla prossima, ciao!